è l'ennesima bufala del web, questo va detto, ma come ormai spesso accade è bastato un attimo per far sì che si diffondesse a macchia d'olio, saltando di sito in sito e indignando tantissima gente. La news riguarda infatti potere e politica e nasconde un curioso risvolto. Stando a quanto raccontato da Il Corriere del Mattino, un'imprenditrice di Avellino avrebbe acquistato un'auto blu del governo Renzi su eBay, per la precisione una Maserati M139 del 2005, e si sarebbe successivamente accorta che dentro la macchina ci fosse della cocaina, appartenente alla stessa partita di quella ritrovata nelle valigie della Dama Bianca. Una bufala che contiene accuse pesantissime e che ha lanciato l'allarme tra il popolo del web. La news ad ogni modo è stata già smentita e altre riviste online, tra cui VNews 24, hanno anzi descritto l'autore del Corriere del Mattino come un abitué delle bufale sul web, al solo scopo di creare traffico sul proprio sito aumentando i guadagni.